Tino Maiolo, a te la linea, Radio 1 New York. Ok, grazie Elena per la linea. L'ospite di quest'oggi è un cantautore, un bravissimo cantante. Lui si chiama Goran Kuzminak, che ce l'abbiamo con noi in diretta. Ciao Goran, ci sei? Buonasera a tutti. Grazie, grazie, buonasera pure a te. Allora, tu oggi ci proponi questo brano scritto dall'autore Antonio Cessari. Il brano porta il titolo Tango Maria, scritto dall'autore Antonio Cessari e cantata con la tua voce. Cosa ne pensi di questo brano? Ti è piaciuto cantare un brano di questo tipo? Sì, guarda, io più che altro, essendo un autore, per me è una cosa abbastanza nuova cantare qualche canzone di qualcun altro. La canzone era molto interessante, Tango Maria racconta la storia fondamentalmente di quasi tutte le donne del mondo, con i loro problemi, e devo dire che condensata in 3 minuti è stata una cosa molto interessante da fare. Sì, io so anche che tu hai cantato con degli artisti a livello di fama internazionale. Ma io faccio questo lavoro dal 1976, sono esattamente 41 anni quest'anno, ho lavorato all'RCA con De Gregori, con Dalla, con Venditti, con Branduardi, con Ron, con Graziani, cioè praticamente faccio professionista da 40 anni e sono arrivato al mio 15° album, dove le canzoni ovviamente le ho scritte io. Questa credo che sia forse la prima volta che canto la canzone di qualcun altro. Sì, devo dire che questo brano è molto bello. Io voglio personalmente ringraziare Antonio Cessari, che è un bravo autore di testi, e quest'anno ha voluto che tu partecipassi al Canta Festival Giro con uno dei suoi brani, Tango Maria. Allora io direi di farlo subito ascoltare a chi ci segue dal Canta Festival Gire su Radio 1 New York, dalla tua voce, un brano scritto dal maestro Antonio Cessari, tutto per voi, qui sul Canta Festival Gire su Radio 1 New York, Tango Maria. Nacque Maria, qualcuno ha storto il muso a casa mia, si sa una certa generazione concepiva la donna come maledizione, anche la natura con lei non è stata cortese, ha voluto rimarcare le differenze ogni mese, dopo averle affidato con compiacimento la grave responsabilità del concepimento. E mentre cresceva Maria, ognuno spargeva consigli per la via, meglio in casa per precauzione, vada fuori ma con attenzione. Resta il fatto che sia in casa che fuori l'hanno presa senza condizioni, quindi nera o bianca che sia, chiediamo perdono a Maria. Ora che donna è diventata, la sua condizione non è molto cambiata, deve badare alla casa e al bambino, oltre al lavoro, sia lontano che vicino, e dove al solito è indiscriminata, mentre a casa non è meglio trattata, e alla fine se raggiunge la vetta, deve mostrarsi degli uomini più provetta. In tal caso deve essere dura egoista, con lo stampo del maschilista, se arriva al cinema o alla TV, la vogliono spogliata di più, fino a strappare ogni veste a Maria. Ma in ragione, si dice, della pornografia, sembra che nel suo ruolo non sia mai alla regia. Chiediamo perdono a Maria. Ed in terre non molto lontane, a volte trattata peggio di un cane, la ricoprono tutta per religione, dimenticando l'infibulazione. O in un harem, seppur imbellettata tra 10 mogli, viene accantonata, persino la chiesa per prevenzione non le concede la confessione. C'è chi ripete con convinzione che è migliorata la sua situazione, e allora sembra proprio un'ipocrisia se pensiamo realmente a Maria. Ogni uomo almeno uno schiaffo le ha dato senza mai riconoscere il suo peccato,
è chi la uccide, la sfregia e sevizia, trova sempre una scusa con la giustizia. E poi se soffre il figlio di Maria, non si sa mai il padre dove sia. Grazie Dino Della Linea, allora, no? Grazie, bellissimi i tuoi personaggi, le tue scoperte, questi artisti che vanno di qua e di là. Sì, all'estero. Che ci salutano sempre, sono sempre molto gentili e disponibili. Sì, e abbiamo un artista adesso proprio...